che è Von Gang e Jones? Allora, giovani. Fermi. Ho appena visto un cuoco che cucinava delle vongole. Che però non aveva idea, non so, è tutto vongole. Non aveva i denti. Che non aveva i denti, quindi che cazzo ti mangi la minchia, te la succhi la vongola. Seconda cosa che ho visto. Scusami, faccio il giovane. Terza cosa che ho visto, bambini spastici, gang gang. È perché mi stai rompendo il cazzo che c'è il salvatore della musica rap italiana. Salvatore! 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 Ma tu scherzi? Toto! Qua tutti quanti fanno finta, sono salvatore del rap italiano. Io di qua, io di là, è l'unico che fa i numeri veramente da solo. Dire che però il primo che ha portato questa trap shit veramente è stato il Galla. Poi è stato tagliato fuori e adesso però c'è Rondo che è stato tagliato fuori. Quindi il Rondo è il nuovo Galla. Anche se tagliato fuori i numeri li fa. Qua abbiamo un video uscito neanche una settimana fa con un milione di visite. Ah, se ne sarà comprate. Sì, eh? Che cazzo ne so, non è più il momento di Gali, ragazzi. Non è come Gali. No. Ah, perché sai perché? Perché adesso questa cosa si fa su TikTok. Come per i video di Rove, abbiamo visto che è vero. Rondo di TikTok. Rondo ha basato la sua ascesa a TikTok quello che è il suo thriller. Potere. Per lui è diventato un mezzo di distribuzione musicale molto più potente e completo degli altri. Perché potevi anche essere solo un ballerino. Invece sei diventato un TikToker. Uno che utilizza la piattaforma per far successo. Poi, al di là del fatto che sia Rondo, che ha fatto anche delle cose buone. Ne abbiamo parlato mille volte di Rondo, no? Anche di Mussolini. Anche di Mussolini, ma anche Mussolini ancora di più, probabilmente. E lui utilizzava altro come mezzo di sì, c'era proprio la propaganda, ma ancora si leggevano i giornali. Bisogna dare atto a un ragazzo che il 25 dicembre fa uscire una canzone. A Natale? 991.000. Il 25 dicembre Salmo fa uscire una canzone sul suo canale e ne fa 250.000 di visualizzazioni. Si evince che Salmo è l'anticristo, mentre Rondo è Gesù. È Gesù. No. Volevo dire un'altra cosa, ma va bene, tanto avete capito. No, la mia paura semplicemente è che chi si è adagiato, chi doveva fare un determinato genere musicale, anche per una fascia d'età più adulta, che poteva prendere anche i ragazzini, perché comunque Salmo è sempre visto a 360 gradi, no? Da prendi dal tredicenne che vuole sentire l'hardcore al quarantenne che già seguiva Salmo. Però ormai Salmo è un'età che non ha, cioè c'è troppo gap generazionale con i ragazzini. Però tu adesso prendi Salmo come se fosse un nome a caso, adesso non sì. Adesso il gap generazionale tra i 2010, non so più i 2000 che puoi comunicarci ancora, perché ormai 2000 hanno 22 anni, hanno anche la testa andarsi a recuperare delle cose vecchie e capire certo, perché cresce da dove vengono, capire, certo. E il 2010 no, e non gliene frega neanche, no, se glielo spieghi. Se il 2000 deve recuperarsi solo 20 anni, 30 anni di cultura pop, il 2010 senti che dice 40 di storia non me li studio manco all'università. È vero. Mi vado a mettere il like sulle cucciabone e vaffanculo. Guarda che il discorso che abbiamo fatto con Grelmos, che trovate la live qua sul canale, fino a un certo punto di storia italiana non sapeva chi fosse Lady Diana e neanche gliene fotteva cazzi. Tutto questo per dirvi di iscrivervi al canale, così non perdete tutte le interviste ai vostri TikToker preferiti e diventate ignoranti come una ruota di scorta. Vai! Ogni volta un freestyle che ha rilasciato integrale su Instagram. One take? No, mi stai chiedendo una cosa di cui non ne voglio sapere un cazzo. Freestyle che ha rilasciato integrale su Instagram, non su Spotify, quindi gratuito, totalmente gratuito per la notte di Natale. Ogni volta 4 minuti e 22 ci pensa. A Milano, dopo i disordini davanti a una discoteca, è scattato il daspo per due rapper. Rondo da Sosa all'anagrafe Mattia Barbieri dovrà restare lontano. Penso che non si definisca neanche lui rapper per i prossimi due anni. Per il 19 da Sosa che chiama chi era questo signore? Il tribunale, lui sembra Rondo. Sì, è messo in camicia. Perché non vai così in tribunale? Non l'ho riconosciuto. Non sei real. Scusami, perdonami. Non sei real. Adesso è triste perché ha il daspo. Dai, mi fa sentire questa canzone. Adesso è triste. Easy Jice. Easy Jice. Odio i traditori. Odio scendere a compromessi. Ho il coraggio di dirti ti amo. Cosa farei? Sento solo. Solo in una generazione non conosciamo amore, non apprezziamo le cose. Devo cambiare paese perché qua non sto bene. Affogo nelle paranoie ormai tutte le sere. Se trovi tutte sceme, quando sei solo capisci davvero chi ti vuole bene. Ho sempre paura e bitch. Ogni volta che mi chiami mi troverai qui. Sono in mezzo ai casini ma non per conto mio. Sto fottendo l'industria, so che mi odiano. La chiusa così. A volte certe cose forse non puoi capirle. A volte ti penso e mi manchi da morire. Avevo una ragazza, sarebbe morta per me. Per colpa mia adesso sto con i miei nemici. Ogni dolore in corpo si delinea.
dove sei, con chi sei, non sei qua con me. Tutte quelle questa è Italia. Spero che mi perdoni, che mi ami almeno fino a domani. Mi raccomando, fai quello superiore alla telecamera. Io ho pensato a te col fucile. Ah sì, vuoi sparare un po'. Il tonnello mi ha fatto cadere i coglioni. Ma come si chiama la canzone? Un plagio. Mi sbagliai i verbi. Elfi. Sono tutti elfi semici. Ha detto sono tutti elfi o tutti guelfi? Sono tutti elfi. Elfi semici. Tutti elfi. Oddio. Tutti guelfi. Ah, è un papalino lui allora. Che cazzo ne so. Sono tutti elfi. E tu cosa sei? Per l'imperatore. Ci sono elfi e bitches. È un mondo fatato, cazzo. Ma cos'è? Disincanto. E devo dire che mi manchi ultimamente. So che non sarà mai per sempre. Non esiste un forame. Ed io seduto lì al mio fianco, mi dirai destinazione paradiso. È quella. Bravo. Spero che mi perdoni. Tu anche a te. A te famiglia. Scusa, due iPhone. Due iPhone? Eh sì, è uno è per navigare l'incognito, perché non ha capito che con Chrome può andare. Che geniaccio. Ah, forse perché non riusciva a dare il caps lock da quello di prima. Che geniaccio questo mondo. Ah, che rotto il cazzo. French baby, come sono. Trincee, cazzo. Questo è. Lui viene dalle trincee. Al trench, non è trincea. Cos'è il trench? Bella. Trench, ritorno, cos'è? Ah, bravo, ricordiamoci che lui l'anno scorso è andato a dare i crackeri, i panettoni e i barboni. Allora, scusami un secondo. Io lo so che a te è piaciuta. Aspetta, quando dici queste cose. Io lo so che quando dici queste cose. Quando dici queste cose devi spisare bene le parole. Io ho visto che ti è piaciuta, sto pesando le parole. Vai, voglio vedere. Per la linea vocale, per il beat. Un solo pezzo che poi ho scoperto che essere che era un plagio, ovviamente. Plagio. Ma senti una cosa, l'autotune era una merda. Però Madonna, quello. Ma una merda vera, raga, mi dispiace. No, c'è cioè quella. Meglio Chadia. Dove si alza. Meglio Chadia. Le cazzate le dici. No, almeno Chadia i live li fai bene. Senti, amico mio, no. È la stessa merda. Cioè, io ascolto una roba mentre ammocca qua. Io non sto guardando il live, io sto guardando la canzone. Ti sto dicendo che lui ogni Natale si scopre più buono. Lui è meteoropatico, ma è un po' meteorohandicappato. Ogni Natale, anno, no, ogni si anno. Cresce, no? Ogni Natale fa la canzone. Vabbè, dove passa un anno ogni Natale, non è che adesso c'è Natale, Natale domani. Il 3 gennaio, secondo me, già il 6 ha detto: ah, colpa mia, la mia ragazza adesso mi odia. Natale, ti ricordi che l'anno scorso ho dato i panettoni, i cracker e i barboni? Come quest'anno, al tra 10 giorni esce il Dissing a Pacchi con Simba la Ru. Quindi tornerà a dire: ma non si era scoperto buono allora? No, quella è la magia del Natale. Perdonami, se lui sente un botto. Stai parlando del Mr. Scrooge della situazione. Eh, quindi no, è a tutti gli elfi intorno per fermati. Ragazzi, una chiave di lettura. Eh sì. Quindi mi stai dicendo che Rondo in questo video ha visitato tre Natali della sua infanzia. Sì, il Natale passato dove dava i barboni, questo Natale qua dove lui è triste perché poverino non riesce a togliere il caps lock. Sì. E il Natale futuro. Comunque se non fai salto della quaglia non togli il caps lock. Esatto, Natale futuro dove dissera Pacchi. Dissera Pacchi nel Natale. Però Pacchi è una roba di adesso, perché ha aspettato di avere comunque quello forte di fianco, perché io non lo so, solo che mi cacco. Che Simba. Allora sì, okay. Questo è il nome di un leone, non è che è il nome di un gallinaccio, carità di Dio. Niente da dire, poi magari vi sparate e vi leggiamo sui giornali. Se quindi, neanche un daspo ferma un ragazzo che vuole diventare famoso. Che cazzo sto dicendo? No, questa è la roba di stasera. Beh, ma lui all'inizio ha pianto per il daspo. Ah, quindi qual è il Natale passato? Il Natale presente, che era il Natale dell'anno scorso, che lui dava i cracker. Sì. E il Natale futuro, lui che piango perché sono triste. Adesso a parte tutti questo. I Natali, lui, tu nota come lui tutti i Natali ha questa wave. Secondo me ci crede davvero nel Natale. Ma secondo lui. Me sì, ma infatti guarda che è un po' babbo. Un babbo Natale, certo. Rondo fa musica per ragazzi di nuova generazione. Non c'è un cazzo con me. Quello che ho visto in questa canzone qua.
non matcha un cazzo. E secondo me l'autotune è anche un po' superato. Tanto che leggevo sotto i video di Fumez da Ingegnere. Sì, fumaggiri ingegnere. Ingegnere fumaggiri. Sotto i video di Lazza. Sì. Che dava fastidio questo autotune anche a loro inglesi, perché diceva vabbè, però gli italiani lo usano spesso nelle loro canzoni, cioè hanno degli effetti strani. Noi siamo abituati ad ascoltare roba mixata e masterata per il nostro paese, sai bene che è il nostro diverso. Suono differente dal suono americano. Ecco perché noi quando ascoltiamo quel tipo di suono americano inglese abbiamo un approccio diverso, ci piace di più anche le voci non secondo effettate. Me Rondo vuole fare quel tipo di mix e master all'inglese su una linea vocale italiana e viene una merda, e oltre ad avere l'autotune a stecca che è una merda, ma obiettivamente, perché se io canto una canzone d'amore dico mi manchi tu e l'autotune ti fa mi manchi tu, ma il fatto che non lo fa l'autotune sei tu che ti alzi un tono, vai proprio a svilire il concetto che stai esprimendo. Però questa questo, è una critica costruttiva, però l'unica è un concetto critica vecchio, costruttiva, e non è detto che concetti vecchi voglia dire è un concetto brutto, anzi è di evoluzione, è un concetto comunque musicale, è un concetto assoluto che però sta fa parte di matematica. Guarda che Barlo di qualche anno fa mi diceva che non c'era una matematica per quanto riguardava le forme artistiche. Non ci a sono gusto delle regole personale nell'arte. Ti dico, a me fa schifo. Se io devo guardarlo con gli occhi di una persona che guarda un'evoluzione musicale, ma non appoggiandola, ma guardandola dall'esterno come osservatore, ti fa capire che Rondo è quello stacco generazionale che porterà modo forte di fare dell'ignoranza questo, musicale. Forte di cui prima abbiamo parlato, no? Del fatto che comunque non ti vai a informare, perché sono ragazzi molto giovani e di cui non gliene frega neanche un cazzo. No. Non quando, non io ti dicevo, quando io ti dicevo non ci sono regole, perché lavoravo con musicisti che avevano i loro preset e non uscivano dai loro schemini dicendo questo è così e si fa così, quando in realtà non c'è una sola risposta alla domanda. Sì, certo, capisci? Certo. Non però c'è una sola soluzione al problema. Gira intorno questo discorso e guardalo dagli occhi di un mentre ragazzo qua, che sta facendo musica senza una base musicale. Ma infatti mentre qua quando gli si dice guarda che se stai esprimendo una roba party puoi steccare l'autotune quanto vuoi, se stai esprimendo un sentimento ci vuole del pathos, ci vuole, perché sennò non arriva il concetto che stai scrivendo. No porca allora, puttana, ho capito. Se tu sei il presidente della Repubblica, Barlo, non puoi andare in giro vestito da gelataio. Il vero problema è che il signore qua utilizza un suono non suo, dove ci cerca di adattare dei suoni suoi. Quindi non è una questione di autotune che rompe il cazzo. È il o tuo mood. Timbro. Devi guardare che timbro hai. Il mixaggio. Che no. Che no, intanto devi. A parte il mixaggio. Perché, no, ma non il mixaggio che non è capace a mixare no, il no, che lo il fa. Mixaggio. Non puoi usare l'autotune sempre e comunque perché ci va. Questi sono discorsi di gente ignorante che ascolta la musica e l'ascolta da ascoltatore e non da tecnico. È ovvio che io ti posso parlare su una cosa che piace a me. Sì, ma tanto, raga, la moda la fanno gli ascoltatori, mica, mica quelli che fanno la roba a tavolino che poi non funziona perché vuoi accontentare tutti. E infatti. Chi va avanti? Rondo. Rondo va avanti perché fa musica per 2010 che non hanno concezione musicale e quindi questa roba gli piace perché gli ricorda la roba americana che va di moda, non perché questa roba sia effettivamente fatta bene o di qualità. No. E non sto parlando del testo. Hai trovato una chiave di lettura? Hai trovato una chiave di lettura da dare alla gente. Comunque io in tribunale, cioè andavo in canottiera, non è che poi in tribunale mi mettevo la camicia per far bella figura. Infatti ti sei preso. Ma io sono true. Quindi fare il coglione e prendersi delle cose è true. Certo. Andare scusa, non vedi bene, no. No, scusami, come fanno i rapper? Tu fai il coglione apposta per prendersi le cose e dirlo nelle canzoni. Non è quello il trend? Non credo sia. Non è quello essere true. Ciao, aia.